Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con ProTeramo, la rubrica di un'ora dedicata ai colori biancorossi del Teramo, e siamo in un martedì particolare perché di fatto è la vigilia del recupero di campionato di domani pomeriggio contro il Pordenone, questa mattina la rifinitura a porte chiuse della formazione biancorossa, e vedremo, parleremo non solo della partita di domani, che è importante soprattutto perché il Teramo viaggia in un fondo classifica abbastanza preoccupante, ma soprattutto parleremo anche delle prospettive future rispetto ad una squadra che deve innanzitutto cercare in ogni modo di blindare la salvezza nei prossimi appuntamenti, per poi provare a fare dei discorsi ulteriori per l'anno futuro. Staremo insieme come al solito un'ora e parleremo di tanti argomenti. Vi ricordo che potete interagire con noi con i soliti modi che vedete in alto a destra dei vostri teleschermi. Il principale è l'SMS 392-623-7060, un numero che conoscete perfettamente, anche l'hashtag TV6, l'hashtag ProTeramo, insomma ci sono vari modi per mettersi in contatto con noi. Vi invitiamo ovviamente a scriverci, cercheremo di rispondere se possibile quanto più esaustivamente alle vostre richieste. Dicevamo delle prospettive presenti e future del Teramo, allora chi meglio del vicepresidente del Teramo, Ercole Cimini, che saluto e ringrazio, nostro ospite, per parlarne. Buonasera, buonasera a tutti. In collegamento dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, in diretta, li vediamo. Allora, uno è un volto conosciuto, insomma, quello con la maglia un po' più scura, è Massimo D'Aprile. Ciao Massimo, ben ritrovato. Presidente della FC Bonolis. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Ercolino e buonasera a te. Grazie Massimo. Al tuo fianco abbiamo Francesco Damiani, un tifoso che ci ha raggiunto questa sera. Con lui parleremo anche di come la piazza vive questo momento di difficoltà. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. E allora cominciamo a vedere non tanto i numeri nei risultati quanto nella classifica del campionato di Lega Pro Girone B. Il Teramo è penultimo a quota 21 punti, vedete ancora l'asterisco come il Pordenone, ma di fatto è un asterisco che sparirà presto, già domani pomeriggio con la partita del Bonolis, si giocherà proprio dove sono i nostri ospiti in questo momento. Prima domanda al vicepresidente Ercole Cimini: se lo aspettava, che di solito si dice bisognerà lottare fino alla fine per la salvezza, ma così tanto, di soffrire così tanto, se lo aspettava? No, sicuramente no. È un'esperienza negativa, un'esperienza che ci fa male, un'esperienza che noi non siamo abituati forse in tanti anni di calcio a stare in quella posizione lì. Purtroppo i programmi erano altri, i proclami erano altri, però oggi questa è la realtà, e quindi dobbiamo remare in modo positivo cercando di arrivare a qualcosa che sarebbe fantastico. Sarebbe come una vittoria del campionato salvarsi quest'anno, no? No, sarebbe un modo per mantenere la categoria, tutto qua. Non è questione chi vince il campionato, vince il campionato. Questo, se noi riusciamo a salvarci, riusciamo a fare quello che ci deve competere all'inizio del campionato, tutto qua. Massimo, vengo da te per chiederti, questo è un campionato difficile, e lo si sapeva, il girone difficilissimo e lo si sapeva, però alla vigilia pensavamo che il Teramo sarebbe stato forse una squadra di caratura differente. Anche tu lo pensavi? Io oggi da tifoso me lo auguravo, ci mancherebbe che non fosse stato così, però in ogni caso penso che nel calcio ci siano dei cicli fatti di vittorie, fatti di transizione, fatti anche di sconfitta. In questo momento il Teramo sta attraversando un periodo delicato, però in ogni caso penso che dalla promozione fino ad oggi si sia fatta una scalata importante. Sono delle situazioni che servono a fortificare, a non commettere in futuro degli errori, perché
logicamente quando c'è una classifica del genere qualche errore c'è stato, ci mancherebbe che non ci sia stato, così come lo commettono tutti. Però logicamente sono delle situazioni che devono far riflettere, penso che ci siano menti pensanti in grado di capire quali sono stati gli errori. Quest'anno l'importante è salvare la categoria, il prossimo anno sicuramente il Teramo farà un campionato diverso da quello di quest'anno. Francesco, vengo da te per sapere insomma come questa tifoseria, che negli ultimi anni di fatto non era mai stata abituata a dover soffrire, aveva sempre fatto campionati di vertice, come la si vive, con quanta preoccupazione la si vive? Beh, la preoccupazione è grande, almeno a titolo personale, poi anche per quello che si sente nella piazza, in curva principalmente, dove io frequento, sicuramente la preoccupazione è grande, speriamo di fare più punti possibili, almeno evitiamo l'ultimo posto, poi che 10 avanti buoni insomma. Insomma si spera, si prega. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, speriamo di... sì, perché viste le ultime prestazioni, dove sono profondamente amareggiato, almeno a titolo personale, quindi speriamo bene, speriamo bene. Oggi c'è stata la rifinitura, poi vi faremo sentire un po' di passaggi della conferenza di Guido Ugolotti, però proprio per descrivere questa stagione io volevo far vedere al vicepresidente Cimini, che peraltro apparirà in questa clip che stiamo per vedere, una sorta di, è un blob di frasi che i tesserati, i vari allenatori che si sono succeduti hanno ripetuto nel corso del tempo. Insomma, è un refrain abbastanza ricorrente, però poi di fatto è cambiato poco. Però prima ce la vediamo e poi ne parliamo. Voglio sperare che sia stata una... Non so come spiegarla, se è una giornata no. Sembrano le solite frasi, però è così. Quindi se non faremo partite al 110%, sicuramente puoi perdere con tutti. Abbiamo preso due traverse. Sembrano le solite frasi, però è così. Vogliamo arrivare a questa vittoria che ci darebbe sicuramente serenità. Quando andiamo in campo dobbiamo meritarci la maglia. E per meritarsi la maglia dobbiamo allenarci forte. Sembrano le solite frasi, però è così. Sono tutti comunque compagni, comunque tutti forti. Quindi penso che chi scende in campo comunque può dare qualcosina in più. Penso che comunque noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo continuare questo periodo di crescita. Sembrano le solite frasi, però è così. La continuità è la prima cosa che dobbiamo fare in questo momento. Dobbiamo ragionare come che se fossimo gli ultimi della classe. Sembrano le solite frasi, però è così. Alzarsi la domenica e vedere la classifica dove stiamo adesso è brutto. C'è da lavorare molto in questo, da lavorare molto su questo aspetto. Sembrano le solite frasi, però è così. Speriamo di, come dicevi, di dare un segnale, di continuare così. Sembrano le solite frasi, però è così. Ma io la paura non ce l'ho, matematico, è sicuro questo. Dobbiamo uscirne fuori perché abbiamo le qualità e abbiamo dei giocatori molto importanti. Sembrano le solite frasi, però è così. Questi anni che siamo stati a Teramo, questo è il momento più difficile. Il fioretto, l'abito bello, la camicia o la cravatta, forse è meglio non metterlo, non portarla in campo. Sembrano le solite frasi, però è così. Sono qua per ricercare di dare un'identità a una squadra. Sembrano le solite frasi, però è così. Cercare di stare più uniti possibile. È un momento difficile in cui stiamo facendo tutti del nostro meglio con mille problematiche, mille difficoltà. Sembrano le solite frasi, però è così. Ho piena fiducia in questi giocatori, in questo gruppo, e quindi io non ho veramente nessun dubbio che questa squadra si salverà. Sembrano le solite frasi, però è così. Dovete fare il bene in Teramo e tutelarlo il più possibile. Io guardo solo che c'ho una partita domenica. Senza, c'è da lavorare parecchio, ma la classifica dice questo, noi dobbiamo salvarci. Sembrano le solite frasi, però è così. Ecco, con questo refrain, insomma, tante buone intenzioni nel corso dell'anno, espletate da tanti giocatori, che adesso è allenatori che non ci sono più. Come dicevamo, tante buone intenzioni, però poi... alla prova dei fatti,
che cosa è successo, perché questa squadra ha sempre fallito? Beh, questa è una domanda poi che ci facciamo un po' tutti. Se noi riusciamo a capire perché questa squadra ha fallito, secondo me qualcosa facevamo in un modo migliore, oppure non ci siamo riusciti a fare le cose migliori. Oggi capire, ecco, tutti quanti sono convinti che possono far meglio, però far meglio non ci riusciamo. Può essere una condizione fisica, può essere una condizione mentale, può essere perché tanti ragazzi non hanno avuto il giusto adattamento a una piazza che di calcio l'ha sempre masticato. Purtroppo nel gioco del calcio ci sono annate che ti riesce di tutto e sono degli annate che riescono male. Quest'anno ci dice sempre male tutto e secondo me non riusciamo neanche a esprimerci per quello che valiamo. E oggi capire perché tante persone non si esprimono nel modo migliore, questo poi ci vorrebbe un mago, ma di quelli forti, e capire perché le cose non funzionano. Poi facciamo anche un discorso all'atere, però io volevo chiedere a Massimo D'Aprile, che è stato prima che dirigente giocatore. Massimo, ma ti era mai capitato da giocatore di trovarti in una situazione in cui magari ci se la mette tutta e nessuno dubita che sia così, però poi le cose non vanno e non si sa come farle girare in un altro modo? Io penso che siano cose che nel calcio succedono. Secondo me la problematica principale sta nel fatto che lo zoccolo duro, chiamiamolo così, insomma, quei giocatori che ad oggi compongono la rosa, che stanno a Teramo tanti anni, erano giocatori abituati a vincere. E qui mentalmente cambia completamente il discorso, perché nel momento in cui uno deve provare a non perdere, il discorso in campo può cambiare radicalmente. A questi vanno aggiunti giocatori nuovi e che sinceramente non conosco. Però secondo me la problematica principale è legata sicuramente a un aspetto mentale, in quanto mi sembra che a livello qualitativo il Teramo abbia dei giocatori interessanti. Poi come vengano impiegati, come vengono utilizzati, che moduli vengono fatti, questo non sta a me dirlo. Però sinceramente penso che la cosa fondamentale, almeno la cosa che io ho notato nelle 3-4 partite viste direttamente allo stadio, è che è una squadra che finché in ogni caso le cose vanno bene viaggia sulle onde dell'entusiasmo. Come le cose cominciano come la squadra comincia a avere problemi, è una squadra che crolla. Quindi voglio dire, lì si evidenzia un aspetto mentale rilevante e logicamente su questo aspetto sta principalmente allo staff tecnico a lavorare. Poi logicamente sono giocatori che non ce l'hanno proprio nel DNA questo aspetto, e giocatori a cui in ogni caso, toccando le giuste corde, si può tirar fuori. Però non è una situazione facile, ma a mio modo di vedere non è una situazione drammatica. Guardando la classifica è corta, logicamente uno deve essere obiettivo nel dire che è corta, ma il Teramo in questo momento sta facendo enormemente fatica. Però secondo me basta un risultato, che può anche venire dalla partita di domani, perché io sono convinto che il Teramo domani è la classica partita dove non ha nulla da perdere, quindi io sono convinto che il Teramo farà una buona prestazione, perché in base alla tipologia del giocatore mi porta a presupporre questo, insomma, delle partite viste, quando il Teramo non ha nulla da perdere ha sempre fatto buone prestazioni. Magari una vittoria domani potrebbe cambiare radicalmente il percorso nelle ultime 15 partite, quello che resta, almeno la speranza è questa. Però logicamente, come diceva prima Ercole Cimini, il vicepresidente, in ogni caso è un momento in cui secondo me le forze si devono unire. Io sento a destra manca critiche, tutti che parlano, ognuno dice la sua. Secondo me questa è una fase in cui tutti devono remare dalla stessa parte, perché l'obiettivo da raggiungere è troppo importante per la Piazza Itera. Poi a fine anno logicamente si tireranno le somme e penso che la società in ogni caso deciderà quali saranno i giocatori da riconfermare, da mandare via, chi sarà l'allenatore, chi non sarà l'allenatore, il direttore sportivo e quant'altro. Per oggi secondo me ci troviamo in una fase in cui il mercato è chiuso, ma penso sempre che a gennaio in ogni caso gli affari non li faccia nessuno, tranne le società che si possono permettere gli investimenti importanti. E quindi in ogni caso sono convinto che domani il Teramo faccia un'ottima partita. L'invito è per tutti, soprattutto per il pubblico, a sostenere la squadra. Poi, come succede nel calcio, al 90esimo si fischierà, si applaudirà, però secondo me in questo momento la squadra, ma un pochino tutto l'ambiente, intendo Teramo Calcio, ha bisogno di risentire quel sostegno che la città di Teramo penso non abbia fatto mai mancare, non in questo periodo ma in tutta la sua storia.
Vengo da te, Francesco, perché Massimo diceva bisogna stare tutti uniti in questo momento e c'è qualche critica di troppo. Qualche critica che, oltre ai giocatori, allo staff tecnico, e questa è una novità rispetto agli anni precedenti, ha toccato anche la dirigenza del Teramo anche in maniera abbastanza ficcante. Ecco, quali sono le cose che alla tifoseria di questa, della conduzione, della dirigenza, dirigenza non inteso come sostantivo, di come è stata diretta questa squadra, non è scesa o comunque gli va mossa una critica? Ma principalmente la gestione generale di tutta l'annata, almeno da settembre fino ad oggi. Perché Zauli ha iniziato il campionato così, è stato esonerato, secondo me giustamente, chiamato Nofri, lì diciamo le situazioni è andata abbastanza anche bene, perché il Teramo ha fatto mi pare 15 punti circa, più 4 di Zauli, quindi aveva anche una posizione di classifica dove la salvezza era anche un obiettivo secondo me facilmente raggiungibile. È stato esonerato anche lì secondo me con qualche dubbio c'è, e il richiamo di Zauli ha un pochettino sconvolto un pochettino la situazione, e poi il mercato di gennaio secondo me ha fatto il suo, perché secondo me sono stati ceduti i migliori giocatori, almeno che nel girone d'andata hanno mostrato le migliori qualità, perché Boulevardi, Rossi, vabbè, si parla di altre problematiche, Jefferson alla fine è un attaccante che se sta bene è un attaccante che secondo me è di un'altra categoria, sostituiti con sicuramente giocatori che possono dare qualcosa, però ecco, i risultati sono quelli che sono, il gioco è quello che è, e quindi probabilmente si contesta questo alla società. Chiarissimo. Giro la considerazione al vicepresidente Cimini, insomma, per ricapitolare, quello che non è piaciuto sostanzialmente è il ritorno di Zauli e il mercato di gennaio. Perché il Teramo ha fatto queste scelte? No, perché è una squadra che aveva, insieme all'ex direttore sportivo, ha fatto Zauli, e noi dopo aver visto una prestazione col Macerata, con una squadra senza nervo e senza niente, pensavamo che con il ritorno di Zauli, che conoscesse molto bene i giocatori. Però in quel caso dopo la partita il presidente Campitelli confermò Nofri, disse l'allenatore non si tocca, per me è confermato. Poi infatti fu una decisione sorpresa. Qualcosa si è cambiato, ma uno nella vita cerca di fare sempre le cose migliori nel pensiero che c'è sulla testa, poi a volte si indovina, a volte non si indovina, cioè noi neanche ci aspettavamo che il ritorno di Zauri non potesse dare una scossa a tutto al gruppo, erano giocatori scelti insieme al direttore sportivo, avallati personalmente dal mister, e pensavamo che potesse dare qualcosa di importante, poi non ci siamo riusciti, e poi alla fine abbiamo deciso che bastava anche la storia con Zauli, e abbiamo preso oggi un allenatore che secondo me speriamo che ci possa portare a quell'obiettivo che adesso tutti quanti ci siamo prefissi, anche al costo di lottare fino alla fine, l'ultimo secondo, per arrivare all'obiettivo che tutti quanti, noi in primis come società, ma soprattutto anche tutta la piazza, di mantenere questa categoria che onestamente con tanti sacrifici abbiamo comunque fatto tanti sacrifici un patrimonio. Portare una squadra in C con così pochissimi anni e qualcosa anche di più della C, speriamo di poterlo riuscire a mantenere. Cominciamo con alcune domande che ci arrivano anche da casa, vado per ordine anche se ne vedete un'altra sul ritorno di Amadio. Chiedono perché non avete ripreso Federico Nofri, ci dicono forse perché alcuni atteggiamenti sparagnini li chiamano della squadra mal si conciliavano con un allenatore come Nofri, che invece pretende molto dal punto di vista della grinta, e forse quello che tira un po' dietro la gamba non lo tanto sopporta.
È questa la motivazione? E credo di no. E allora, se non è, qual è? Qui c'è da dire una cosa ben chiara: nessun giocatore si può permettere di decidere o scegliere chi sia l'allenatore, primo. E quindi già il discorso, questo qui è un discorso che va bocciato in primis alla domanda. E non abbiamo ripreso Onofri perché non abbiamo fatto, non abbiamo voluto fare lo stesso sbaglio che abbiamo fatto con Zauri. Quindi cioè, oggi abbiamo preso un allenatore esperto, taciturno, parla pochissimo e parla solo con i giocatori. È una persona che è moderata, è una persona che pensa al 99% al lavoro e poi parla anche un po' a quello che ha fatto nella sua carriera, perché se riportavamo Onofri si sbagliava, abbiamo fatto lo stesso sbaglio, cioè, oggi ci sono troppi se e troppo meno. Nella vita quando si indovina, qua succede che quando si indovinano altri, quando si sbaglia, sbaglia la società. Quindi dobbiamo capire che quando si indovina, indovinano tutti, e quando sbaglia, anche in primis sbaglia sia la società che tutti i componenti. Vediamo in campo Caiglia, Altobelli, Scipioni, ma soprattutto Barbuti e Tempesti di attacco, punte che si impegnano e fanno gol anche di testa. Massimo, ti piace Ugo Lotti? Non so se lo conosci personalmente, ma come ti è sembrato nei primi approcci con un obiettivo non facile, che è quello della salvezza? Golotti lo conosco come allenatore sicuramente, non lo conosco personalmente. È un allenatore che in ogni caso ha allenato anche in piazze importanti. Logicamente questo è un lavoro difficile in questo momento da svolgere, in quanto le tempistiche sono brevi. I giocatori, logicamente, molti sono arrivati al mercato di gennaio, altri ce n'erano, quindi la squadra va ancora amalgamata. Penso che sia un allenatore che possa dare qualcosa. Io in una piazza come Teramo, a prescindere che oggi sia Ugo Lotti o chi c'è stato prima, sono sempre il parere che ci vuole gente molto motivata e che ha fame. La Teramo Calcio non penso che sia una società oggi come Padova, come Parma, come Venezia, quindi società che hanno degli enormi investimenti e beati loro, cioè in questo momento storico è difficile trovarne, però quest'anno ce ne sono tante. Teramo è una piazza che ha bisogno di giocatori e di allenatori che hanno un'enorme fame. Io la vedo in questo modo, cioè, oggi Teramo in questo contesto di Lega Pro non si può inserire a livello strutturale, di storia, di disponibilità economica come altre società. Quindi il gap secondo me si sopperisce logicamente mettendo il cuore oltre l'ostacolo, quindi l'allenatore, il giocatore va scelto soprattutto in quella funzione, chi ha voglia di emergere, chi ha voglia di va bene, chi ha voglia di rilanciarsi, e mi sembra che Ugo Lotti possa essere un allenatore che abbia tanta voglia di rilanciarsi, perché ha avuto una storia importante in passato, negli ultimi anni magari un pochino altalenante, e quindi per lui Teramo può essere la piazza giusta per riprendere un percorso di carriera interessante. Però penso che sia difficile, cioè il suo lavoro in questo momento sia un lavoro assolutamente difficile, per questo io prima parlavo di componenti che devono remare tutte dalla stessa parte, perché il momento è difficile per la società, per lo staff tecnico, per la tifoseria, e siccome mi sembra un momento in cui nessuno festeggia, tutti in ogni caso per un motivo o per un altro vivono una situazione difficile, quando le situazioni sono difficili o ci si compatta oppure si crolla tutti quanti. Però Massimo, io penso, perdonami, che è più difficile far crollare un palazzo che un semplice appartamento. Ci scrivono, sì. Non capisco cosa volete dalla tifoseria, il sostegno non è mai mancato nonostante i risultati, di solito è la squadra che infiamma la piazza e non il contrario. Cioè dicono, non è colpa nostra se è questa squadra che allontana un po' l'affezione della tifoseria, non si può pretendere dalla tifoseria che sia infiammata per una squadra che è penultima in classifica. Ma di tifoseria nessuno ha parlato di componenti che devono remare dalla stessa parte. A me risulta che a Teramo in ogni caso il sostegno nei 90 minuti non è mai mancato,
al 90esimo è giusto contestare, è giusto criticare, perché chi paga il biglietto può fare quello che vuole, può dire quello che vuole, ma in questo momento, secondo me, soprattutto in una partita come quella di domani e come quelle che verranno, la città di Teramo deve tirare fuori il meglio. La città di Teramo suppongo che non abbia difficoltà a fare una cosa del genere, perché da quando io mi ricordo Teramo l'elemento in più è stato sempre il pubblico, partendo dal vecchio comunale fino ad arrivare magari allo stadio Piano Daccio. Quindi qui non si critica nessuno, qui si parla soltanto di compattarsi il più possibile. Poi a fine partita è giusto che il pubblico contesti, è giusto che ci sia la critica verso il giocatore, verso l'allenatore, quello fa parte del calcio e ci mancherebbe che non ci sia. Però in ogni caso domani, io mi riferivo alla partita soprattutto di domani e quelle che verranno, lo stadio di Teramo deve cercare di diventare un fortino, e logicamente il fortino lo fa prettamente il pubblico, soprattutto però insieme all'aiuto dei giocatori. Io penso che per un giocatore in questo momento vedere un pubblico caldo sia un grandissimo aiuto. Poi logicamente il pubblico caldo comporta che a fine partita ci si prendono gli applausi e ci si prendono i fischi, quello fa parte del calcio. Certo. Però in questo momento, secondo me, una partita come quella di domani, lo stadio di Teramo deve essere un fortino. Io volevo continuare con alcune domande al vicepresidente Cimini, poi nella seconda parte parleremo della gara di domani. Il giocatore svedese, ma andiamo con ordine. Amadio, ci scrivono, non è quello che ha lasciato Teramo, nonostante siano passati pochi mesi quelli che lui ha fatto a Latina. Ci chiedono, è stata una scelta che ritenete ancora giusta? No, assolutamente sì. Non è quello di Teramo, cioè. Non è che Amadio con 3 mesi, 4 mesi che è andato via da Teramo si sia dimenticato di come si gioca a calcio. Amadio, tutti quanti conosciamo il valore e tutti quanti ci aspettiamo, è normale, da un giocatore che può fare la differenza in questa categoria, ci aspettiamo sempre qualcosa in più. Anche lui è capitato in un'annata che onestamente non riesce a dare quello che personalmente lui vuol dare, sì. Ma è una cosa normalissima, cioè, qui no, ecco, ho detto prima, qui non è che c'è un problema di un giocatore, di un singolo o di qualcuno, qui è onestamente un'annata che balorda che chiunque va via da Teramo diventa sempre sì, i casi di Dorazio, Jefferson, insomma, fanno Jefferson, scuola. Tutti quanti adesso dicono Jefferson, no? Jefferson l'abbiamo avuto lì 3 mesi. Si sarà curato, non sarà curato, però stiamo parlando. Molti dicono: è venuto a Teramo, Teramo lo ha curato, poi è andato a Viterbo e ha iniziato a segnare. Però questo non ha fatto. Un gol ha fatto. Appunto, dai, poi favore, è chiaro. Cioè, per favore. Ok. A proposito di attaccante, ci scrivono: ma un attaccante svincolato potrebbe essere un'idea? Ma se non già un attaccante svincolato è un'idea. Un giocatore forte, svincolato, non penso che quest'ora stia a spasso. Con tutta questa ricerca di attaccanti, penso che gli attaccanti svincolati non ce ne siano, e se ci siano, onestamente sono fuori condizione. Noi abbiamo visto un giocatore che non ha giocato con la costanza in un campionato che si chiama Stefano Amadio, vedi che anche in una categoria inferiore da quello che dove lui era andato, perché non ha onestamente nelle gambe i ritmi di partita. Oggi lui sta riprendendo, io me lo tengo anche così com'è, quindi senza problemi, e faccio il tifo a Stefano Amadio, perché da lui che ci aspettiamo veramente tante cose, sono convinto che lui ci darà quello che sia la cosa migliore, la tranquillità di una gestione di una squadra che le deve essere lui, come diceva Massimo, il punto fermo di questa squadra sono i vecchi che devono far capire ai nuovi che sono in una piazza che di calcio ne hanno sempre fatto una storia, e soprattutto di onorare una maglia dove onestamente devo dire che è una squadra che dobbiamo fare di tutto per poterci salvare. Poi queste cose un po' ingiuste che sento, che vogliamo retrocedere di qua di là, vuol dire che non conosce minimamente di che pasta siamo fatti sia io che mio cugino. Noi purtroppo nella vita siamo nati vincenti sia nella vita che nello sport che nel lavoro. Se a volte si perde bisogna accettare le sconfitte, e oggi più che mai io sono una persona che faccio di tutto perché
Noi può essere pure che retrocediamo, che è una parola che non dirò più nella mia mente, però ci devono ammazzare per retrocedere. Ecco, in questa immagine, questo è il post Modena, quella partita anche strana, arrivò quella sconfitta con quell'infortunio di Branduani. Il presidente Campitelli stava rilasciando un'intervista al nostro Paolo Renzetti, ma Ercole Cimini a fianco cosa pensava dopo quella partita? Non era contentissimo dalla mimica. No, vabbè, lì avevamo perso una partita. Lì avevamo perso una partita che, secondo me, se il primo tempo si chiudeva 3-0 non succedeva nulla. Poi c'è stato un infortunio da parte della difesa e devo dire che poi noi appena prendiamo gol ci sciogliamo come il ghiaccio al sole e abbiamo perso una partita che mai nessuno mi poteva immaginare che perdeva una partita col Modena. Ci chiedono, ma il mercato di gennaio lo ha fatto Bolla o Maurizio Manfra? No, questo nome che gira di Maurizio Manfra. No, Maurizio Manfra posso dire che è una persona che conoscevamo, ma anche a livello lavorativo nella nostra azienda, c'erano anche dei rapporti commerciali e quindi era una persona che gli piace tanto il calcio e quindi sicuramente ci ha dato anche, abbiamo fatto delle chiacchierate, ma non ha fatto nulla. Chi ha fatto il mercato di gennaio è stato Bolla e ha cercato di fare il meglio possibile. Io penso che Bolla oppure la società non penso che si è tirata indietro di far venire qualche giocatore importante oppure qualcun altro. Se noi siamo riusciti a fare questo noi abbiamo preso, penso. Cioè, attenzione, io sono anche d'accordo che sicuramente qualcosa non è andato bene, sicuramente abbiamo preso quindi, dei giocatori. Diciamo che il 9 non lo darebbe Ercole Cimini al mercato. Ma io il 9 non lo darei, però posso dire semplicemente. Quanto darebbe? Ma io non dico niente, io oggi, perché l'abbiamo visto, noi abbiamo preso il miglior portiere di C dell'anno scorso, abbiamo preso il miglior centrocampista di C dell'anno scorso e tutti e due hanno vinto il campionato di C. Branduani e Spighi con la squadra. Ok, abbiamo preso un giocatore come Camilleri, dove basta vedere il curriculum, 4 anni al Chelsea, 2 anni alla Juventus e tutto il resto, dove si dice un gran bene. Ma noi non è che dovevamo fare, noi non è che abbiamo voluto togliere Boulevardi oppure abbiamo voluto togliere Jefferson e tutto il resto. Queste persone dalla mattina alla sera si sono cambiate perché forse non volevano più stare in una società che si doveva purtroppo lottare per retrocedere, quindi sono state scelte come lo stesso Croce, che è voluto andare via perché nessuno li ha tolti, perché noi quando li volevamo togliere nessuno voleva andare via e poi alla fine sono stati loro che sono voluti andare via. Quindi questo è un discorso che vale per Jefferson, per Croce e per Boulevard. E per Boulevard, okay. Perché Boulevard non voleva venire neanche a Modena. Ma non voleva venire a Modena? A Modena, quindi noi abbiamo detto che doveva venire a Modena perché poi il giorno dopo sicuramente c'era lo svincolo. Questo era santa verità, non è che qualcuno, noi vogliamo persone che vogliono bene, voleva bene al Teramo e soprattutto che sposassero di andare fino all'ultima partita e non voglio dire la parola anche play out e deve andare a lottare, ma lottare vuol dire lottare, fare anche le guerre, attenzione. Certo, assolutamente, ci fermiamo per la pubblicità, poi continuiamo a rispondere ai messaggi, ma vi dico che Plasmati non è più svincolato perché è andato a Messina, dal nuovo Messina di Proto. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Abbiamo chiuso la prima parte parlando un po' del mercato. Io torno da Francesco Damiani, a cui chiedo, insomma, come hai visto, Francesco, come abbiamo potuto sentire dal vicepresidente Cimini, insomma, poi non tutto è esattamente come lo si vede, cioè bisogna stare anche in parte dentro. Appena detto, Boulevardi non voleva neanche venire a Modena. Lo si sapeva questo? Sì, no? Insomma, poi le dinamiche sono diverse. Sicuramente, questi aspetti è normale che
all'esterno non si conoscono, girano tante voci, tante volte sono inesatte, quindi è normale che pure queste cose vanno considerate. Certo è che un giocatore, un professionista pagato, non si può permettere, secondo me, di dire io a Modena non vengo. Secondo me non è una cosa che andrebbe così da sorvolare, insomma. Insomma, per quanto riguarda invece Jefferson... Sì, dici, continua, perdonami, ti ho interrotto. Sì, non... No, io volevo fare una considerazione, io non è che volevo che Jefferson rimaneva, parlo, ripeto, sempre a titolo personale, io penso che se su Jefferson non ci vuoi puntare, prendi un giocatore che lo vada a sostituire. Hai preso Barbuti, Barbuti due partite e non ha nemmeno giocato. Dico, cioè, sono considerazioni che ovviamente io non sono un semplice calciofilo e non sono un addetto ai lavori, però... Sono delle domande che mi pongo e che molti si pongono e quindi di conseguenza certe situazioni poi si vengono a creare nella piazza, ecco. Certo, assolutamente. E senti, che voto, è chiaro, è un gioco oramai, siamo entrati nella spirale dei voti e ci perdoneranno, insomma, tutti se siamo un po' superficiali in questo, ma tu invece che voto gli dai al mercato invernale del Teramo? Ma per me diamo un 6 di speranza, ecco. Perché comunque Amadio, se sta bene, è sicuramente un giocatore che mancava a Teramo. Nella prima parte della stagione si è visto. Peccato, secondo me, aver perso un giocatore come Boulevardi, cioè che ha quelle caratteristiche di Boulevardi, perché Baccolo, secondo me, non è assolutamente un giocatore che ha le caratteristiche di Boulevardi. Il portiere per me era fortissimo, però vabbè, alla fine in difesa qualcosina si è fatto, perché Capitanio, secondo me, non hanno fatto bene a cederlo, quindi do un voto di sufficienza, ecco. Una sufficienza di speranza. Ci assolutamente chiede... non il 9. Ah, vabbè, è un 9 girato, dai. Esatto. Ok, perché non si discute mai di Scacchioli? Figura con molte colpe, spero torni ad aprile persona umile con carisma, chiede Marco. Al vicepresidente Cimini... Si discute Cimini... mai il povero Scacchioli, massacrato da chiunque e dovunque. Dai. Sembra che qua il discorso... io già in altre trasmissioni ho difeso a spada tratta una persona seria come Scacchioli, che fa tanto per il Teramo. E poi ti posso dire anche questo, Jacopo, io fino a che i miei tesserati stanno con la nostra proprietà, io penso che difenderò sempre l'operato. Questa è una cosa che ha detto anche dopo Fano, e ecco perché ti interrompo, perché ho apprezzato questo concetto tantissimo, se lo ripeti, perché poi in realtà questo dovrebbe essere il leitmotiv di chi non solo fa calcio, insomma, di chi è all'interno di una scala gerarchica. Ma oggi c'è da dire questo, cioè oggi bisogna stare con delle responsabilità, prendersi le responsabilità, perché nel calcio ci sono quando ti applaudono e quando ci sta anche quando ti fischiano. Posso dire che forse Teramo è stata una piazza che nel momento bello ci hanno applaudito, e forse devo dire che anche in minimo parte a volte siamo stati contestati, però devo dire che con noi i tifosi sono state sempre persone molto vicine, anche nei momenti difficilissimi, ci sono stati momenti anche più difficili di questi. E quindi devo dire che tanta gente si è stata vicina. È normale che il tifoso pretenda sempre che una squadra possa dare il massimo. Quello che oggi forse la piazza, non è tanto i risultati, ma io quello che penso anche da parte di io, che sono il primo tifoso di questa squadra, forse la gente non vede lottare per quello che sia, una squadra che deve lottare per la retrocessione, forse non vede questa cattiveria agonistica che dovrebbe far capire che abbiamo voglia di... Noi abbiamo una squadra molto tecnica e forse in questo momento
se togliamo il fioretto e prendiamo veramente la spada, in qualche anche intimorire persone che vengono a giocare nel nostro stadio, non si può avere sempre tappeti rossi per gli avversari. Secondo me un po' più di cattiveria agonistica sempre a livello sportivo farebbe più bene a questa squadra. Però ecco, per tornare al concetto di prima, insomma, hai detto anche nel post Fano, che è stata una serata un po' particolare, hai detto io ho difeso sempre Lamberto Zauli, perché chi fa parte del nostro staff, fino a che fa parte della nostra società, va difeso, anche magari se dentro di noi pensiamo che qualche responsabilità ce l'abbia. Guarda, ho ricostruito bene? Io penso che di fronte a me una persona che stimo all'infinito, che si chiama Massimo D'Aprile, dove ho avuto anche il piacere di un paio d'anni, un anno, due anni, che ci siamo un po' allontanati, sempre per le solite stupidaggini che esistono per il nulla, e ho avuto il piacere di oggi di rincontrarlo e di tornare a parlare con una persona di calcio, una persona che forse Massimo mi conosce molto bene, quello che è la mia persona e soprattutto la serietà della mia persona nel mondo del calcio. Io sono il primo tifoso, sarò il primo a contestare, me ne tengo per me, darò quattro pugni al muro, però oggi tutti quanti non bisogna nascondersi dietro un dito. Io mi assumo le mie responsabilità, io ho difeso sempre Zauli perché Zauli era un mio tesserato e soprattutto era allenatore della mia squadra, e siccome è l'allenatore della mia squadra è il mio primo uomo in cui devo, certo, difendere. Poi in primis il presidente, abbiamo deciso di togliere Zauli perché avevamo nella nostra mente fatto una scelta che secondo me non poteva essere più il nostro condottiero alla salvezza del terreno, abbiamo fatto una scelta, ma non potrò mai dire che Zauli è una persona poco seria. Zauli è una persona però seria. Il presidente Campitelli ha detto il giorno della presentazione di Ugolotti: è stato il più grande errore riprenderlo, il più grande errore da quando abbiamo rilevato di fatto il Teramo. Il vicepresidente Cimini conferma, è d'accordo in parte con questa lettura? Cioè, è stato un errore riprendere Zauli? Ma l'errore l'hai capito al momento in cui lui non l'ha fatto bene. Cioè, noi all'inizio l'abbiamo preso per non fare l'errore. Attenzione. Certo, no, chiaro. Cos'è di poi? È chiaro che sì, si parla sempre se, col mai se. Il calcio è una cosa semplice, certo, indovinare il risultato a fine partita, indovinare la partita che si prospetta in un modo. Qui, se noi facciamo un pronostico di come gioca domani il Teramo, non indoviniamo nessuna cosa. Noi ci proveremo tra poco, però fammi chiedere a Massimo D'Aprile: quali sono queste stupidaggini, come le ha definite il vicepresidente Cimini, che vi hanno allontanato per un po' di tempo, Massimo? No, lui. E soprattutto sono risolte? No. Sì, immagino di sì adesso. Ma allora, io ci tengo a precisare una cosa molto importante, che io ho un enorme rispetto di tutte le persone che lavorano, quindi magari oggi capita che sono venuto in questa trasmissione dove tu ne sei testimone, sono forse un paio di mesi che mi inviti, quindi a me non piace andare in trasmissione in momenti difficili, perché in momenti difficili è facile dire ha sbagliato quello, ha fatto male quello ha fatto bene. Quindi voglio dire, da parte mia Ercole conosce benissimo il motivo per il quale non ci siamo sentiti per due anni. Poi io penso che se due persone si rispettano, io ho giocato con delle persone 20 anni fa e ancora oggi un enorme rispetto, nonostante in 20 anni l'ho sentite 5 volte. Quindi non è quello il discorso, lui conosce bene i motivi, perché per me la separazione del Teramo, a prescindere da tutto, è stata una separazione dolorosa. Poi che ognuno possa dire quello che pensa, io ho dedicato 4 anni della mia vita completamente a una società, a una famiglia che era la famiglia Campitelli e Cimini, e a una città, perché quando fai questo lavoro ti assorbe dalla mattina alla sera e tante volte anche la notte, togliendo del tempo alla mia famiglia, ai figli e quant'altro. Quindi quando secondo me esci da una situazione e lo scotto è pesante, e preferisci non parlare. Io almeno sono stato uno di quelli che quando è andato via al Teramo non è andato nelle piazze
a dire le motivazioni, le ho sempre tenute per me, quello che dovevo dire l'ho sempre detto in faccia agli interlocutori, perché sono fatto così purtroppo e pago sempre, ma sono contento di come sono. Ed Ercole era una di quelle persone con le quali io non ho parlato quando sono andato via dal Teramo. Lui sa bene per quale motivo, perché secondo me quando c'è un legame forte tra le persone, una persona si allontana, se dà delle motivazioni molto spesso possono andare a destabilizzare degli altri rapporti all'interno di una struttura. Io non volevo questo, le mie problematiche le ho sempre risolte con chi le dovevo risolvere, sempre a testa alta, sempre dicendo quello che pensavo. Quando sono andato via il Teramo sono andato via a testa alta sapendo di aver dato il massimo, e penso che nella vita questa è la cosa più importante, ossia poter dire io tutto quello che avevo l'ho dato. Penso che come ho fatto io, così oggi le persone che ci sono lo facciano, hanno fatto bene negli anni passati, oggi stanno facendo magari meno bene, però sono persone che secondo me vanno sempre aiutate se c'è qualità nel lavoro. Se una società reputa che una persona ha qualità nel lavoro, l'errore fa parte del lavoro, poi logicamente sbagliare umano, perseverare è diabolico. Quindi il mio rapporto con la Teramo Calcio non si interromperà mai, cioè non vuol dire che se io lavoro col Teramo sono Teramo Calcio e se non lavoro con il Teramo sono di un'altra parrocchia. Io, per me il Teramo è il Teramo, è inutile a dire. Io quando sono andato via al Teramo ho rifiutato tantissime situazioni, molte per rispetto della piazza, perché io magari no, ho rifiutato Chieti, ho rifiutato Giulianova, ho rifiutato San Benedetto, e queste sono cose che magari nessuno sa o nessuno le dice, e poi logicamente per motivi familiari io lontano dalla famiglia non vado, perché ringraziando il cielo oggi ho due figli stupendi e una moglie altrettanto, più dei genitori che me li voglio godere fino all'ultimo giorno. Quindi di conseguenza io il mio futuro lo vedo sempre, sempre nel Teramo, oggi sicuramente no, ma non perché il Teramo va male, perché secondo me all'interno di questa struttura io ho dato quello che dovevo dare, senza nessun rancore, nessun rimorso nei confronti di nessuno. Quindi da parte mia nei confronti di questa società c'è soltanto la voglia che possa riprendere il cammino che abbiamo sviluppato per tanti anni insieme e che è stato sviluppato anche dopo. E quindi voglio dire, io domani vengo a vedere la partita, ma anche quando vengo a vedere la partita non è che ci vengo molto volentieri. Prima dentro lo stadio insomma entravo in un modo, oggi entro come un ospite, la cosa non mi entusiasma insomma, però logicamente il Teramo lo seguo perché così. Domenica siamo andati a Roma a vedere la partita, Roma-Torino, con i bambini, con i ragazzi della scuola calcio. Ho dovuto togliere il cellulare perché sinceramente il nervoso che provo oggi nel seguire le partite non lo provavo né quando giocavo né quando facevo il dirigente all'interno della Teramo Calcio. Però Massimo, quindi, perdonami, il vicepresidente Cimini ti ha appena chiesto se domani vuoi vedere la partita in sua compagnia. Ha detto la vediamo insieme invece domani la partita? No, perché lui parla troppo durante la partita. Lui parla troppo durante la partita. Ma invece, parla troppo o si arrabbia troppo? Vedi che sono da solo. Tanti anni che manca da Teramo Calcio. Vedi che sono tanti anni. A me me l'hanno tolto la parola. Ma mi hanno detto che sei peggiorato. Io non ho più forza neanche di parlare, Massimo. Ma mi hanno detto che sei peggiorato. No. No, a parte gli scherzi, domani vengo a vedere la partita con mio figlio e sono contento che mio figlio si appassioni ai colori del Teramo, quello mi interessa insomma. Massimo, e domani invece speriamo di festeggiare, dai. Invece per quanto riguarda il tuo attuale progetto, che è quello legato comunque alla Teramo Calcio con la Bonolis, che di fatto cura un aspetto molto importante, ecco, ne parliamo un po' del progetto della Bonolis, che di fatto si occupa di bambini molto piccoli nella speranza che possano diventare i calciatori del domani. Ecco. Bloccato. No, ecco. Ah no, è tornato. No, era perfetto. Io ho avuto il piacere di... Era perfetto. No, vai Massimo, scusami, ti avevamo perso per un istante, ma puoi continuare. Sta prendendo in giro. No, si era bloccato per un attimo il collegamento. Stavo dicendo che è andato via il collegamento. Va bene. Tra un po' torniamo a Teramo per parlare della Bonolis. Parliamo un po' della partita di domani. Teramo Pordenone, insomma, è una gara complicata, è inutile girarci intorno. Vediamo un po' oggi rifinitura a porte chiuse. Noi
Qualche immagine l'abbiamo comunque rubacchiata. Fammela vedere pure a me. Anche il vicepresidente Cimini vuole vedere le immagini della rifinitura. È chiaro, la qualità non è eccelsa, perché sono immagini fatte molto molto dall'alto. Maurizio, ce le fai vedere le immagini della rifinitura? Eccola qua. Questo è il pre, diciamo, durante il riscaldamento. Tra un po' arriveranno i giocatori, magari andiamo un po' più avanti quando c'è la partitella, perché da lì ci sono alcune indicazioni. Perlomeno noi ci sbilanciamo su un modulo che dovrebbe essere il 4-3-3. Poi vi facciamo vedere anche la formazione, le due formazioni di Teramo e Pordenone. Ecco, vedete, le immagini sono fatte dall'alto, ma ovviamente non si poteva assistere, è anche difficile riconoscerli i giocatori da questa prospettiva. Però ringraziamo Silvia Gentile anche per il supporto tecnico che ci sta dando da Teramo, che ha realizzato queste immagini in maniera un po' furtiva, ci ha permesso di scrutare un po' tra le pieghe. Questa non è una partitella, attenzione. È una squadra contro l'altra? No, assolutamente no. Vabbè. C'è un possesso. E non vedi nulla, non ci sono neanche le porte, quindi. Però no. Se, quindi è tutto quello che abbiamo ipotizzato, è grande volotto che mi ha porte chiuse così. No, non ci sono le porte, come fai, dici, a vedere, a cercare di allora, capire. Se fai il mago è un discorso. Allora, secondo le pettorine, vediamo quale dovrebbe essere la formazione di domani. Poi siamo pronti a scommettere. Magari, sicuramente avremo torto. Secondo le pettorine, il Teramo dovrebbe scendere in campo così. Vediamo, con l'aiuto della grafica, 4-3, Narciso tra i pali, Imparato e Karkalis sugli esterni, Caidi e non Camilleri in difesa, centrocampo a 3, Baccolo, Carraro, Di Paolo, Antonio, Petrella e Tempesti sugli esterni, Barbuti, lo abbiamo inserito perché nella conferenza stampa di oggi, in un passaggio, Ugo Lotti dice: quello che è certo è che abbiamo bisogno di peso in avanti, e noi l'abbiamo letta come un'indicazione per Barbuti. Io ero libero domani. Eri per libero. Il peso. Vabbè, probabilmente anche, anzi, a proposito, prima ha scritto il professor, me lo sono segnato, Maurizio Vetuschi, ma è vero che Ercole Cimini oltre era anche un grande giocatore? No, grande no. Perché ero grande. Solo di stazza. Ok. Questa è un'ipotesi, è chiaro che è una rifinitura a porte chiuse. Io penso che lì ne ha indovinato 7. Ne ho indovinati 7. Chi abbiamo sbagliato? È troppo facile. Allora, secondo Ercole Cimini abbiamo sbagliato Carraro? No, no. No? Assolutamente. Non abbiamo sbagliato. Ma per dirti una cosa, l'ho fatto una battuta. Ok. Va bene, come dovrebbe schierarsi? Vedo una squadra un po' leggera. Beh, sì, ma non è che... insomma, con Amadio al posto di Carraro, nel caso si alzassero molto i chili, probabilmente lì chi fa la differenza è Baccolo a centrocampo e Barbuti davanti. Vabbè, comunque, sono discorsi relativi, vedremo se sarà così. Vediamo invece come sarà il Pordenone. Dovrebbe essere Tomei tra i pali, 4-3-1-2, Tomei tra i pali, Semenzato e D'Agostini sugli esterni, Stefano Ingegneri i centrali di difesa, Burrai e il playmaker, Misuraca, anche se in dubbio, ma dovrebbe giocare Misuraca e Suciu, le mezze ali, Cattaneo alle spalle di Arma e Berrettoni. 4-3-1-2, anche se sabato contro il Venezia il Pordenone si è schierato con un 4-1-4-1 in cui Boulevardi ha fatto l'esterno a destra, tanto per tornare alla questione Boulevardi. Comunque, basta contestazioni inutili ed assurde. I veri tifosi di una squadra sostengono la propria squadra nel bene e nel male. Su una cosa ha ragione Zauri. Fano, ultimi in classifica, i tifosi sono stati rumorosissimi. Siamo quasi in chiusura, ma perché a porte chiuse? Adesso si vergognano, io credo che sia più per tranquillità. Questa è una scelta del mister. A proposito, prima ha parlato di due giocatori del mercato di gennaio, Branduani e Spighi, però di cui si sono perse le tracce. Spighi non è stato Spighi convocato purtroppo, e Spighi è ancora purtroppo fortunato. C'è stata una piccola ricaduta sul problema che ha avuto, pare che sia arrivato a un punto finale. Dovrebbe essere già domenica a disposizione per quello che può essere
la sua non presenza in mezzo al campo, perché lì è una cosa che spetta l'allenatore, però potrebbe essere a disposizione del mister, poi a disposizione completamente del mister dovrebbe essere a fine della prossima settimana. Branduani ha avuto qualche problema fisico. Ecco, Branduani è stato un caso un po' particolare, perché insomma il Teramo l'ultimo giorno ha preso Narciso, quasi non credesse in Branduani, peraltro anche il presidente Capitelli ha detto l'abbiamo preso perché abbiamo preso Narciso perché avevamo bisogno di qualcuno che ci desse garanzie. Ma Branduani, onestamente, io di preciso quello che c'ha non lo so, però non è disponibile. Prima una volta ha avuto un problema ai flessori, un'altra volta ha avuto un problema alla schiena, penso che ha qualche problema, altrimenti non si discute il valore di Branduani, parla il suo curriculum. Quindi quando sarà a disposizione si gioca il posto con Narciso. Ho visto prima un messaggio dove parlava di Spighi, no? Io non voglio difendere nessuno, però lui può andare a vedere le presenze che ha fatto l'anno scorso con la SPAL, che ha vinto il campionato, okay. Quindi sicuramente è informato poco. Poi 8 presenze quest'anno in Serie B non mi sembrano neanche tanto poco. Certo. Torniamo, abbiamo perso il collegamento con Teramo, dunque chiedo scusa sia a Massimo che a Francesco, e dunque faccio ricominciare Massimo, che in realtà non aveva mai cominciato ad esplicare il progetto Bonolis. Massimo, torno da te per questo progetto fatto di ragazzi molto piccoli, bambini molto piccoli, che speriamo un giorno possano entrare in prima squadra, non solo del Teramo, anche di altre. Ce lo racconti un po' questo progetto? Sì, è siamo al terzo anno, siamo partiti il primo anno con 90 iscritti, il secondo 180, quest'anno 250, ma a prescindere dai numeri quest'anno abbiamo chiuso le iscrizioni, perché in ogni caso in base alle strutture che avevamo quello era il numero giusto per operare, ed è una società in crescita perché ci occupiamo di bambini dai 5 ai 12 anni. Quest'anno abbiamo chiuso, diciamo, questo accordo con il Teramo che io già avevo proposto l'anno scorso, perché insomma realmente il Teramo a livello di scuola calcio era un po' in difficoltà, e da parte mia mi sembrava giusto, ed è un progetto che ha sposato anche immediatamente Ercole, insomma, che è lì presente e che lo può testimoniare, poter dare qualcosa in più al Teramo. Noi avevamo richieste di ragazzi da Pescara, da altre parti, la cosa che mi domandavo io era perché questi ragazzi non dovevano andare al Teramo. Con questa collaborazione, che ci tengo a precisare che è stata fatta alla base senza alcuna forma di denaro, quindi una parte di donare da ambo le parti. Da parte del Teramo logicamente c'è stata la cessione di un marchio per quel... Finito. No, no, continua, continua Massimo, noi ti sentiamo, eh. Noi ti sentiamo. Continuo? Sì, sì. E dicevo, da parte del Teramo c'è stata la cessione di un marchio. Da parte nostra ogni anno ci saranno tanti bei prodotti, perché sinceramente ce ne sono tanti. Quest'anno abbiamo dato 15-2004, 2003-2002, il prossimo anno ci sarà una bella, chiamiamola così, nidiata di 2005, e negli anni futuri in ogni caso ci saranno almeno per i prossimi 4-5 anni gli importanti gruppi da portare. L'obiettivo è quello logicamente di dare al Teramo il meglio, investire in questi anni il più possibile, perché in ogni caso gli investimenti sono alti, per poter formare nel miglior modo possibile questi ragazzi e per far sì che tra qualche anno, così come è stato sempre un pochino anche il sogno di Ercole, poter vedere più ragazzi possibili di Teramo che possano giocare con il Teramo e possano prendere poi dei percorsi più importanti logicamente. Quindi insomma è una collaborazione, secondo me, giusta e logica tra due società, dove fondamentalmente l'unico interesse è quello dello sviluppo della Teramo Calcio. Da parte nostra c'è tanta soddisfazione, perché notiamo grandissimo entusiasmo da parte delle famiglie. Abbiamo notato quest'anno una crescita esponenziale, tanto che in ogni caso abbiamo dovuto bloccare un tratto le iscrizioni perché non potevamo più accogliere ragazzi. Lavoriamo da un punto di vista qualitativo, penso, in un modo importante. Tutti i ragazzi si divertono, tutti i ragazzi hanno gli stessi spazi, perché è una scuola calcio, quindi pagano tutti, e quindi è giusto che tutti abbiano gli stessi spazi, giocano gli stessi minuti e quant'altro. Logicamente poi ci sono degli elementi che si evidenziano maggiormente, sui quali vengono svolti anche dei lavori specifici. Quindi in ogni caso la struttura è corposa, perché ci lavorano circa 40 persone all'interno della scuola calcio Bonolis, tra personale, dirigenti accompagnatori e istruttori,
ed è secondo me una realtà veramente, veramente bella. Insomma, io dico sempre che è una realtà da vivere, perché io nel piccolo, perché lì parliamo di scuola calcio, l'ho cercata di impostare insieme agli altri soci, perché siamo tre soci, c'è anche Antonio Luzzi e Luca Di Domenico, così come lavoravo nel Teramo. Quindi in ogni caso secondo me è una struttura in questo momento veramente rilevante, parlando di una scuola calcio, insomma. Senti Massimo, scusa, ti chiedo intanto se può arrivare, sì, a 41, se c'è. Ah, voglio tornare a ridere, a sorridere col calcio. Voglio 41? Sì, siccome lui ha 40 persone che stanno nello staff. Ah, vuoi allora entrare anche tu? No. Io quando io voglio tornare a fare i ragazzi, io con i grandi non ho più la pazienza. Ah, ok. Massimo, hai sentito? Insomma, Ercole Cimini ha detto, visto che siete in 40 nello staff, siccome lui con i grandi si è stufato, vuole, tra un po' viene da voi. Se c'è posto. Se c'è posto, ovviamente. Posso chiamare io? Ah, ok, è caduto il collegamento. Tra un po' torniamo. Anzi, no, ok, gli passi l'auricolare tu, Francesco. Dicevo, Massimo. Sì, perché io sento. Dimmi. Ha detto Ercole che siccome hai, sì, 40 persone nello staff, sì, se non abbiamo capito male, lui siccome si è, sì, un po' stufato con i grandi. Sì, una quarantina di persone che lo. Se c'è posto, vorrebbe fare 41 lui. Ma deve pagare per venire, Vabbè, lo faccio con i grandi, figuriamoci con i piccoli. Dice, lo fa con i grandi, figuriamoci con i piccoli. Senti Massimo, a parte gli scherzi, sì. Scusa Jacopo, la scuola calcio è un'associazione. E quindi mo, a prescindere dalla battuta con Ercole, che ci sta perché siamo con uno spirito insomma divertente questa sera, e così andiamo anche a sdrammatizzare la situazione. In ogni caso la scuola calcio, la Bonolis, è una scuola aperta a tutte le persone che hanno voglia in ogni caso di stare con i ragazzi, di viverlo in un modo sano, di poter aiutare la società e di dare ognuno il proprio contributo. Quindi se Ercole vuole, ma dubito in questo momento abbia tutto questo tempo, quando andrà in pensione gli farò fare il presidente. Ah, quindi c'è già la carica. Perfetto. Massimo, io ti ringrazio e ti auguro ovviamente un buon lavoro soprattutto per questo progetto, no, in cui credete tantissimo. Io ringrazio. No, io ringrazio voi. E insomma, l'unica cosa in questo momento che mi sento di dire è forza Teramo, e speriamo insomma di rivederci in questo modo insomma nei tuoi studi a fine anno, insomma, per parlare di una salvezza sofferta ma meritata e poter insomma parlare per un futuro più roso per il Teramo. Assolutamente. Grazie per l'invito e buonasera a te. Ciao Massimo. Grazie Massimo. Ciao, buon Massimo. Lavoro. Io a Francesco lo voglio salutare, ma gli voglio dire, Francesco, ti hanno scritto in più, ma saranno sicuramente tanti amici, ti chiedono di salutare un gruppo in particolare. E poi ti chiedono se ti piace Sales come esterno. Ah, questa è una battuta. Mi fa impazzire come giocatore. E poi ti dicono, no, di salutare scherzi, un certo gruppo. Li saluto e... sì, li saluto e dopo casomai gli offro pure una birra se vogliono. Ma che gruppo è? Un saluto ai ragazzi di Bianca e Rusce. Ah, ok. Bianca e Rusce. Ah, perfetto. Grazie Francesco per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Grazie anche a Massimo D'Aprile. Grazie. C'era una domanda lì, mi ha fatto impazzire. No, l'avrei fatta io per ultimo. Qual è? No, noi non è che vogliamo il ruolo, noi vogliamo il nome del giocatore che ti ha fatto arrabbiare in questi anni. In questi anni e quest'anno. Io penso che con una penna non so se mi basterebbe una ricarica per scrivere i nomi, ma se c'è un giocatore che mi fa veramente, penso due, ma uno più, un po' in più, perché due giocatori mi danno fastidio, ma mi danno fastidio perché so quello che valgono e so quello che possono dare, ma se c'è una persona che mi mette nervoso in alcune volte, Dorazio.
Dorazio. E poi con un gradino, poco sotto un gradino, Scipione. Perché ti dico questo, però sia ben chiaro, perché io non ce l'ho né con Dorazio né con Scipione. No, 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 ma ci mancherebbe, è io, anche chiaro. Io nella vita penso che due giocatori del genere. Tanto Massimo si è rimesso l'auricolare per sentire chi erano i due giocatori. No, no, ma io ti spiego il perché. Perché io due giocatori dove madre natura gli hanno dato tanta di quella qualità, tanta di quella classe. Questi due giocatori che secondo me in queste categorie non c'entrano nulla, mi danno solo fastidio. Era chiaro qual cioè, era io penso che un io li farei specchiare tutti e due allo specchio e farsi tante volte la domanda: ma tu lo sai quanto sei forte? Sì. E loro non lo sanno, purtroppo non sono riusciti a capire quando sono forti. Speriamo, non solo loro, speriamo no, che anche questa squadra riesca a capire quanto è forte. Perché c'ho un motivo di affetto, sì. Ecco, sì, poi sì. Che io ti posso dire che Dorazio l'ammazzerei e Scipione non ne parliamo, però lui Scipione prende botte anche da tutti, quindi non è un problema. Come prende botte da tutti? Lui è un incassatore. E poi siccome è un buono, e allora io voglio fare un appello per Scipioni, perché anche l'ultima volta è stato punito con delle scelte della società, anche di stare una settimana fuori dalla squadra. Io faccio un appello a Stefano, lo faccio soprattutto assumendo anche le mie responsabilità, un appello di aiutare in questo mese. Stefano è un ragazzo molto sensibile e quindi ha bisogno dell'appoggio di tante persone. E noi abbiamo bisogno di Stefano e Stefano lo aspettiamo a braccia aperte sia noi, e vogliamo che appena lui è possibile che rientra nel gruppo, che rientra a giocare titolare, ci dia quella grossa mano, certo, che Stefano si è sempre dato e sempre ci darà. Perfetto, grazie al vicepresidente Ercole Civini per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente domani alle 14.30 a Teramo Pordenone. Noi ci rivediamo martedì prossimo alle 21 in diretta su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte. Jungle.